Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Siamo in Inghilterra, a Silverstone, ragazzi, incredibile. Non vedo l'ora di fare questa gara. Perché? Perché le prove libere sono andate abbastanza bene. 97% Charles, 91% il nostro Purcher. Ma. Fiducia molto alta del pilota per quanto riguarda Charles nel secondo step azzurro, mentre nel primo Purcher. Finalmente Purcher ha la macchina uguale identica a Charles, quindi ora non possiamo più, come lo scorso episodio, dire che devono ancora arrivare i pezzi. No, sono arrivati tutti e in più, come vi dicevo, verso il Belgio ci sarà un upgrade importante. Però ragazzi, ora si va alle qualifiche per cercare in tutti i modi di portare a casa qualcosa di importante anche per Purcher, perché no? Anche per Purcher. Benvenuti, vi ricordo sempre like, commento, gasatevi sempre nei commenti perché sta venendo fuori una stagione veramente combattuta e a me piace molto questa cosa, a me piace molto. Attenzione, siamo già usciti, Verstappen si mette davanti per darci fastidio e ce la fa, Vastasius Verstappen. Però Verstappen non sa una cosa, guardate che bello, hanno messo nell'aggiornamento chi è nel giro di lancio, guardate che bello. Ok, è già qualcosa in più. Verstappen però ci ha dato fastidio, ma lui non sa che effettivamente non ce ne frega nulla, perché per noi l'importante era arrivare tra i primi 15, quindi non è che siamo qui che stiamo piangendo per il risultato. Ma attenzione, perché Purcher ha fatto 1.26.4 e che cos'è? Ma che giro ha fatto Purcher? Attenzione ragazzi, guardate qua chi è uscito. Praticamente sono usciti tutti in un momento importante, perché le due Red Bull possono... Attenzione, non è male questa situazione. Bravo Purcher, bravo anche Charles. Charles pole position. Ha approfittato delle due Red Bull, Charles. Ha approfittato delle due Red Bull. Purcher un po' meno. Purcher un po' meno. L'Alpine sta cercando di fare una grande stagione con la quarta posizione di Ocon. Vediamo un pochino, perché adesso arrivano le Aston che sono veramente fortissime, ragazzi, quindi probabilmente rovinano tutto, soprattutto quella di Alonso. Però vediamo, guardate che ingresso dei box particolare qui a Silverstone, che potrebbe essere un'arma, eh? Attenzione, potrebbe essere un'arma questo ingresso box. Oh, però detto questo, abbiamo la pole position di Charles, il quarto posto di Purcher. Questo volevamo vedere dalla Ferrari. Questo. 1.26.043, ragazzi. 1.26.098. Wow. Allora, ragazzi, tranquilloni come al solito. Strategia classica, perché comunque essendo primo non può farsi superare, quindi dovrà ovviamente attaccare subito per cercare di non farsi sorpassare, mentre lui deve recuperare posizioni, quindi effettivamente non posso partire come una media. Non dovrebbe esserci, ok, sembra che non ci sia brutto tempo, però non si sa mai, siamo a Silverstone, anzi se piove classico, però... per forza così dobbiamo partire, ragazzi. Facciamo partire anche lui forte e speriamo sicuramente in una buona partenza. Il Gran Premio di Gran Bretagna sta per cominciare. Piloti sulla griglia, pronti per 52 giri di sorpassi qui a Silverstone. Bella, zio, vai! Tenetevi forte, ecco il Gran Premio di Gran Bretagna. Via. Le luci e via, resta davanti Charles, ma togli sto coso, ok, bravo Charles. Attenzione Verstappen, soft anche per lui, medie per Perez. Che è successo? Big crash there. Ma di chi? Careful for debris again. Ma la partenza, prima curva, Abby qui ha spinto decisamente troppo. E l'impatto sulla vettura, porca miseria, è evidente. Ma forse anche una terza, eh? Forse anche una terza, ragazzi, è dentro, eh? Non vorrei dire una cagata.
ma c'è anche una terza macchina nell'impatto, non so di chi. Tsunoda nei guai. Buon il lavoro per adesso di Charles, che sta provando a distaccarsi, però ora deve andare un attimo in ottimizzata perché sennò perde tutta la batteria. Stessa cosa vale, no vabbè, tu vai in neutro, dai Charles, lo gestisco un po'. Ma mi ha subito incidente, e mica da poco, ragazzi, mica da poco. Attenzione, giro veloce Verstappen, attenzione, già inizia a rompere le balle Verstappen, giustamente, giustamente. Però questa è una pista molto lunga, ragazzi, quindi può succedere di tutto all'interno di un giro, Non... Ancora bandiera gialla, ma cos'è che succede? Ma basta! Sì, ciao, pattinaggio! Attenzione perché è stato attivato il DRS, quindi adesso Verstappen ha ovviamente la possibilità di sorpassare subito Charles. Vediamo immediatamente DRS, subito Verstappen ci prova. Non ce la fa. Attenzione, non ce l'ha fatta, Attenzione. Può voler dire molto questa cosa, Attenzione. Non sottovalutiamola, non sottovalutiamola anche perché i settori DRS sono soltanto due qui e... Certo che qua, ecco, infatti lo stavo per dire, qua c'è un'ampia possibilità qui, perché esci dalla curva e ci sono grosse possibilità. Però, vediamo adesso il sorpasso, l'abbiamo visto in diretta, vediamo un po' se riusciamo a reggere il passo di Verstappen, che ovviamente sta dando tutto anche con le gomme, Sta dando tutto anche con le gomme Verstappen, Attenzione a Charles che ci riprova. DRS... Perfetta l'uscita di Charles. Attenzione perché questa è un'altra mega gara. E ancora uno contro uno. Vediamo Perez. È a due secondi. Perez è a due secondi, ragazzi. Attenzione perché Charles è andato. Andiamo a vedere. 52%, 51. Bel lavoro. Bel lavoro da parte di Charles. Adesso deve soltanto reggere la situazione. Dai, se Charles regge... Stiamo sprecando ovviamente un botto di carburante, ma ci sta, perché no? Perché no? Mamma mia, anche qua che gara, ragazzi. Però questa volta grazie all'ERS siamo riusciti a dare, Vediamo adesso Charles. Eccolo qui anche Verstappen, attenzione. Anche Verstappen ai box. È una bella fregatura, quella che lui entra prima, Ma riusciamo. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Wow. Wow. E pur Cher ci va al prossimo. Anche tu brucia un po' ste gomme, perché tanto. Bravissimo Charles, dai. Adesso dobbiamo fare un grande lavoro però, ragazzi, Adesso ci vuole veramente un grande lavoro. Vediamo Verstappen. Anche lui medie, sì. Anche lui medie. Teniamole sott'occhio e andiamo, ragazzi, perché adesso è tutta così. È tutta così. Attenzione, Purcell i box. Passiamo noi. Intanto sorpasso a Gasly. E Verstappen rimane dietro. Attenzione, perché se iniziano le curve, Verstappen potrebbe perdere tempo con i doppiaggi. Grazie. Ma che doppiaggi? Perché ho detto doppiaggi? I sorpassi. E Verstappen potrebbe perdere del tempo, Attenzione, vediamo. Non ci fa passare giustamente Russell. Oh! Vai, 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 vai. Bravissimo Charles, vai sul neutro adesso. Mamma mia, Charles è sopra di due, ragazzi, a Verstappen. Incredibile gara per adesso. Incredibile, resisti Charles. Resisti che stai andando alla grande. Ce l'ha fatta? No. Ce l'ha fatta, raga. C'è Verstappen che sta ancora lottando, con Gasly forse. Vediamo.
Gasly non lo fa passare, ragazzi. Incredibile lavoro di Gasly. Mamma mia. Andiamo a vedere gli intervalli adesso. Allora, con Charles stiamo per entrare dentro il DRS di Stroll, ok. Ok, buono, 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 buono. Vediamo se adesso riusciamo a passargli davanti, perché Perez potrebbe aver fatto la giocata della vita. Attenzione. Charles passa. Ok, perfetto, meno male. Ma intanto Charles passa anche Stroll. E c'è davanti solo Ocon adesso a dare fastidio. Mamma mia. Mamma mia, veramente. Dai, Charles. Prova a andare un po' di potenza. Pochino, pochino, dai, pochino. Vai. Dai, vai tranquillo. Stroll, attenzione. Mamma mia, che bella gara. Verstappen è ancora dietro a Russell. Dai, va benissimo. Dai, 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 bellissima. Credici, Charles, credici. Guarda che va a prendere anche Ocon. Mamma mia, ma che gara sta facendo. Ok che siamo in potenza. Adesso metto neutro. Però che gara sta facendo Charles. Adesso piglia il DRS e lo brasa. Vediamo. Magnussen, giro veloce. Eccolo Charles. Raga, assurda la gara di Charles. Quanti ne sta superando? Verstappen è ancora settimo. Non riesce a superare le Mercedes. You are doing a good job. 5 secondi da Alonso, che però ancora deve andare in box. And Gasly is stopping now. Tutti ai box. Alonso, Ocon, Hamilton. E quindi Verstappen è dietro di noi di 3-6. Mamma mia. 3-6 di Verstappen. Ora dobbiamo tenerlo lì. Ora lui sprecherà tutte le gomme, l'ERS, tutto quello che ha. Ovviamente. Dobbiamo cercare di tenerlo lì, ragazzi. C'è Verstappen che ha già recuperato un secondo. Ci sta provando in tutti i modi. Infatti ha già bruciato tutte le gomme che aveva risparmiato rispetto a noi. E sta cercando di venirci a prendere. 2-2, 200. C'è un testa a coda. Vediamo, De Vries. Addirittura. È sempre 1,9, vedete? 1,9, 1,7. Cioè, proprio tranquillone lui. 1,6. 1,5. È fantastica questa cosa. Quindi lui dovrebbe arrivare a 59 tra poco. Ok, infatti. Tiriamo. E cerchiamo di riprendere un po' in mano la situazione anche attraverso le gomme. Sperando di rimanere così, perché vedo veramente che lui sta tirando come un dannato. Ci sta, perché vuole venirci a prendere, ma noi facciamo di tutto perché non accada questa cosa. Il problema è che stiamo rischiando, capite? La nostra strategia, più che altro. È andato ai box. Verstappen pitted for medium. Via. Via, 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 via. Brucia tutto, brucia tutto. Tu vai adesso. Ok. Purser va adesso, ragazzi. Invece con Charles tiriamo un po' per vedere se riusciamo a guadagnare quel qualcosa in più. Tiriamo qui. Attenzione, Purser ai box adesso. Sto praticamente consumando completamente le gomme perché non me ne frega più niente, perché ora va dei box, non mi interessa. Le sto tirando tantissimo. Devo vedere se riesco poi a rispuntare davanti. Eh sì, per forza, raga. Devo vedere se riesco a rispuntare davanti a Verstappen. Provandoci in tutti i modi, ovviamente. Box now, box now. Box. Ovvio. Charles, pit lane. Copy. Ok. Anche Perez dietro ai box, ragazzi.
Vediamo subito cosa succede. Cambio, perfetto. E usciamo. Attenzione, adesso è lunga però. Qua è lunga, ragazzi, purtroppo. E Verstappen sta arrivando. Mamma mia, che palle sto box, mamma mia. Dai, dai, dai. Dai che ce la fa. Ce l'ha fatta, raga, con Alonso. Alonso è proprio qui. Alonso è proprio qui, ragazzi. Attenzione ad Alonso. Alonso che ha messo le dure per cercare di Alonso aveva messo le dure per cercare di rimanere in pista il più possibile, non andando ai box, quindi non facendo due soste, però si ritrova adesso col 68% ed è rimasto dietro contro noi che abbiamo le soft. Entrambe le Red Bull con le soft supereranno quindi Alonso. Errore di strategia secondo me di Alonso, perché comunque doveva fare molto di più se voleva fare questo tipo di strategia, no? Adesso noi dobbiamo sperare di reggere fino alla fine così, ragazzi, perché è dura. Da adesso in poi è dura. Andiamo. È incredibile come non riusciamo, nonostante le gomme, ragazzi, le gomme sono al massimo. Il carburante, la macchina è leggera, ma non riusciamo a tenerli dietro, ragazzi. Assurdo tutto. Assurdo tutto. Ma può starci, purtroppo può starci. Attenzione, c'è un doppiaggio, attenzione, possiamo approfittare in qualche modo. Vai, vai, Charles. Approfittane bene. No, ha già sorpassato, niente. Volevamo approfittarne, ma niente. Ci stava. Abbiamo ancora un botto di giri davanti, ragazzi. Purtroppo è così. Dobbiamo cercare di rimanere davanti il più possibile e poi magari sfruttare il DRS nella parte finale, come al solito, perché loro ci vengono a prendere sempre. Purtroppo sono più veloci. Eccolo che è arrivato, ragazzi. 10 giri alla fine, lo sapevo. Lo sapevo che sarebbero arrivati tutti e due. Ed ecco qua proprio Perez, che è arrivato a romperci le balle. Perez, sorpasso a Charles. Tranquillone proprio, come se fosse Pasquetta. Ragazzi, tranquillissimo. Ragazzi, è lì. Charles è lì, sta cercando in tutti i modi di andarlo a prendere. Attenzione. C'è. Allora, raga, non posso dire niente in questo momento, perché comunque la gara Charles la sta facendo. Sta cercando in tutti i modi di andare a prendere Perez. Però c'è Verstappen che nello stesso momento ha il DRS su Leclerc, e quindi è un bel casino. Cioè, tutti e tre si stanno veramente facendo la guerra. Ancora Charles, guardatelo. Riesce a passare Charles, attenzione. È incredibile, mamma mia. Ma che ressa in questi ultimi Gran Premi, ragazzi. Veramente è assurdo, davvero. In questi ultimi Gran Premi c'è un casino. Tutte e due col DRS, le due Red Bull, un casino. Incredibile, ragazzi, incredibile. Non ho parole, non ho parole. Altro sorpasso, ragazzi. Perez. Mamma mia, io non so veramente, è non so. Un'occasione troppo ghiotta. Non so, però guardate qua. Cioè, è tutta la gara così. Ancora, per l'ennesimo GP, ancora Ferrari contro Red Bull. Ma solo la Ferrari di Charles, però, perché quella di Purcher. Raga, ultimo giro, stiamo pushando veramente tantissimo, ma non riusciamo. Attenzione, perché siamo vicinissimi, però. Attenzione. Ultimo giro, devastante. Ne usciamo anche di potenza, vediamo. Attenzione. Attenzione. No, non ce la fa, raga. Ma perché non... Io non capisco, ragazzi, veramente. Perché all'ultimo giro non vuole... Boh, va bene. Va bene. Attenzione. Ci riprova sull'interno. Attenzione, Charles. Non mollare, bello. L'ultima. Charles, vai, che te frega, vai. Ma vai a cagare. Ancora 3 GP così. Perché? Perché all'ultimo giro, nonostante io metto tutto al massimo, lui non riesce ad andare. Non riesce a sorpassare. Va bene.
È sicuramente un ottimo risultato, ragazzi, per carità. Siamo anche finiti davanti a Verstappen, che è la cosa principale. Però avrà altri programmi. Mi dispiace che sempre... Oh, 3 GP di fila, tutti e tre al traguardo, eh. Pensateci. Ok. Dovrebbe arrivare un nuovo telaio nelle qualifiche. Ok? In Ungheria. Vediamo se posso già inserirlo durante le qualifiche. Ovvio che poi perderebbero fiducia nella macchina. Oppure le inseriamo tutte e due durante le prove in Belgio. E potrebbe essere una figata, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Come potete vedere, ragazzi, le prime posizioni, eccoci qua a battagliare contro i più forti. Ma mi piace perché continuano loro tre a giocarsela, eh. Non male. Non male, bella stagione. Ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video con Formula 1 Manager 23, con ovviamente un Gran Premio d'Ungheria che potrebbe avere un telaio in più durante le qualifiche. Alla prossima. Rischioso. Rischioso. Ma forse è meglio fare tutto in Belgio, eh? Beh, fatemi sapere. Alla prossima, ragazzi.